Ciao, buongiorno a tutti. Intanto vi faccio auguri di buon Natale, non sono riuscita a registrare prima, e auguri di buon anno prima che me lo dimentichi alla fine. Una piccola chicca del giorno, veloce veloce, si sta mangiando tantissimo, siamo invitati alle cene del pranzo, alle cene del Natale, la vigilia, poi arriverà quello dell'ultimo dell'anno e come sapete, insomma, un po' in tutti i piatti d'Italia ci sono tanti antipasti, tanti primi, tanti piatti di carne, a meno che non si appartenga completamente a famiglie comunque vegetariane o vegane ed è molto difficile, sarebbe un bellissimo privilegio riuscire ad avere tutta la famiglia che mangia in un determinato modo, ma purtroppo non è così. Quindi mi rendo conto che per molti di voi non è semplice, specialmente per chi è a dieta o per chi ha dei problemi di intolleranze. Una chicca che vi voglio dare è quella di, anche se non riusciamo a dire no e comunque ci troviamo a tavola a mangiare sempre qualcosa di più, soprattutto i dolcetti che vengono alla fine, pandori, panettoni, cose con la cioccolata, frutta secca e così via, la sera io vi consiglio di prendere un alcalinizzante. Ve ne do di quattro tipi. Uno, il magnesio supremo è ottimo, aiuta quindi a riportare il pH un pochino meno acido, quindi ad alcalinizzare, aiuta a dormire bene e a rilassare la muscolatura, quindi è ottimo per la digestione. Io mi trovo benissimo, lo prendo da tantissimi anni ed è quello che consiglio prevalentemente anche ai familiari che mi stanno dintorno. Un altro è Alcavital, si trova in erboristeria ma anche in farmacia, è sempre una miscela di sali alcalinizzanti. Poi abbiamo il Basen Pulver, che secondo me è il primo in assoluto, soltanto che non si trova più, diciamo, come prima, sempre un sacchetto di polvere bianca da prendere un cucchiaio alla sera prima di andare a letto, uguale per tutti e tre, Alcavital, Basen Pulver e Magnesio Supremo. Troviamo anche il Magnesio Primum, che è sempre una formula di magnesio che serve per andare ad alcalinizzare, oltre che, ripeto, come ho detto prima, lavorare su altre cose. Un cucchiaio tutte le sere prima di andare a letto, il vostro stomaco starà meglio, riuscirete a digerire con più facilità. Inoltre il pH sicuramente, essendo un pochino più acido con tutto il mangiare che ci ritroviamo nella tavola, si alcalinizzerà un pochettino e quindi ci sentiremo sicuramente un pochino meglio. Provate e poi fatemi sapere, ok? Bacio, tanti auguri a tutti!